La tempesta gialla che infuria sulla Francia infiamma anche gli studenti delle superiori, scesi in piazza a Lione e nel resto del paese, fronteggiati da guardinghi e reparti di polizia, pronti all'uso dei lacrimogeni. Ci rendiamo conto che le riforme varate l'anno scorso per le superiori e quello che si annuncia con la riforma dell'esame di maturità rischiano ancora di più di creare grande disuguaglianza. Questo è il contesto ed è il momento per ottenere qualcosa, spiega un professore. Diverse migliaia di studenti hanno sfilato a Parigi. Macron, démission, Macron, dimissioni è stato uno degli slogan più ripetuti nel corso di una manifestazione pacifica, la prima a Parigi dopo 5 giorni ininterrotti di mobilitazioni nel resto del paese. Il clima di violenza spinge la polizia anche a soluzioni estreme, con le manette o le mani in testa per un centinaio di ragazzi fatti inginocchiare nel fango e che hanno pure ricevuto qualche commento impertinente da un poliziotto. Voilà une classe qui se tient sage.